Ma si traduce soprattutto in un costo per le aziende e un costo che può diventare quello che ti fa fare la scelta di tornare indietro. Soprattutto appunto se sei una piccola azienda, un'azienda che magari è familiare e quindi non ha neanche il tempo materiale per seguire tutti gli adempimenti che purtroppo a tutt'oggi nel 2023, nell'era dello smartphone, delle tecnologie digitali, è tutto su carta o addirittura duplica quelli che sono i sistemi normali di comunicazione, di scambio dati che ci sono in agricoltura, che hanno tutti gli agricoltori biologici, oltre a quelli degli altri, hanno pure i loro. E questo non è quindi solo un tema di costo della tariffa da pagare all'organismo di certificazione, è già questo, diciamo, dovrebbe essere invece un costo a carico del pubblico, perché poi giustamente i consumatori sospettano che chi paga gli organismi di certificazione possa avere dei favori, ma soprattutto questo costo burocratico che per alcune aziende significa doversi dotare o di un consulente fisso, se non addirittura appunto di personale ad hoc, non ci sta più e non regge i bilanci, soprattutto quando può capitare il mercato non è facile, non è semplice. Quindi abbiamo un tasso d'uscita di piccole e medie aziende, piccole soprattutto, dovuto per l'86%, questo lo certifica uno studio del Ministero, a questo problema qua. Ecco, quindi la mancanza di semplificazione è un ostacolo forte per le aziende. Cosa può fare quindi allora il pubblico, la politica? Ma può fare quello che doveva fare già da tempo, che noi abbiamo chiesto da anni e che non si riesce, non so perché, ancora a fare. Cioè intanto unificare la gestione di tutte le informazioni, la documentazione su quelli che sono i sistemi normali dell'agricoltura, in modo che un agricoltore biologico non debba raddoppiare il lavoro rispetto ai suoi colleghi del convenzionale. E poi tutto deve viaggiare su piattaforme digitali, su sistemi che noi oggi nella vita di tutti i giorni usiamo per qualunque cosa, anche per operazioni molto delicate, pensiamo a quelle bancarie o gli acquisti online, eccetera. Già avviene questo in alcuni ambiti, penso alle ricette veterinarie che oggi sono tutte, diciamo, online in formato elettronico, non si capisce perché nel biologico non si possa fare questo salto tecnologico, con, ripeto, la possibilità da uno smartphone di accedere a tutte le informazioni, di fornire informazioni e di poter, come dire, togliere di mezzo tutta la carta e tutte le cose inutili che oggi purtroppo i biologici ancora devono fare. Quindi questo è sul piatto, c'è da fare una riforma del sistema di certificazione, alcune di queste cose dovevano essere fatte già nel 2018, bisogna che il governo si dia una mossa e faccia queste cose.